Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Risultato straordinario. Che deve esserci un percorso di integrazione e non deve, e deve essere l'arrivo di un percorso la cittadinanza, non può essere la partenza la cittadinanza. Perciò prima si integra, prima si capisce cosa si vuol fare nel proprio territorio, nel proprio paese, e poi dopo c'è la possibilità di un dialogo. Lei, signor Ministro, vuole una società multietnica, vuole una società multirazziale. Questo modello di società ha fallito, questo modello di società ha portato odio sociale, questo modello di società ha portato criminalità, questo modello di società ha portato a maggior immigrazione clandestina. Non lo dice la Lega, signor Ministro, lo dicono i dati, il filo conseguenziale e il filo diretto che esiste tra la criminalità e la delinquenza e l'immigrazione clandestina. Signor Ministro, lei vuole smantellare le politiche di sicurezza, di lotta e di contrasto all'immigrazione clandestina, ma noi non glielo consentiremo. Di fronte a una crisi che difficilmente è già grave per noi, difficilmente possiamo dare sicuramente un alloggio, un sostegno a queste persone. Siamo di fronte a un disastro umanitario, questa è l'anticamera di un disastro. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo prevenire non solo la tutela del nostro territorio, ma la tutela anche di queste persone che si trovano veramente di fronte a delle vere difficoltà anche per se stessi. A nostro parere, ed è quello che le chiediamo, non sarebbe più saggio farsi promotori, per esempio, di un provvedimento d'urgenza finalizzato a sospendere temporaneamente, causa crisi economica, e lo diremo, l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso? Altra cosa che le chiediamo, la possibilità di valutare iniziative volte a prevedere il rimpatrio di quei cittadini extracomunitari non impiegati in attività regolari? Cosa che ci sconcerta è che oggi donne e bambini sono quotidianamente a rischio della vita nel Mediterraneo e l'Europa ancora una volta gira la testa dall'altra parte. Non può il nostro paese farsi carico da solo di questa emergenza. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.